Guardi, intanto stamattina si inaugura, come dire, un pezzo fondamentale di un mosaico complessivo, perché c'è questo impianto di compostaggio che si inaugura, poi si andrà avanti con una struttura per l'utilizzo della plastica e poi ci sarà l'inaugurazione, la messa in funzione di una officina per la manutenzione e per l'efficienza dei vari mezzi che lavorano appunto in questo ambito. Ma non è che la regione è vicina, questa è la linea della regione che coincide con quella di questo ambito che è stato governato bene. Quello che noi vogliamo, e la nuova legge ci costringe e ci consente di raggiungere questo obiettivo, è che tutto il sistema dei rifiuti si organizzi come questo, e cioè che abbandonando una priorità che era quella dei termovalorizzatori si concepisca il rifiuto come una risorsa che serve per creare il compost, che è un compost di qualità, che è una risorsa perché può essere impiegata in agricoltura, che serva per utilizzare la plastica, perché la plastica deve essere riutilizzata, non deve essere buttata in discarica, tantomeno bruciata, perché produce emissioni che sono velenose, nocive quanto mai per la salute dell'uomo. E poi vuol dire anche impianti di pretrattamento per quanto riguarda le discariche, e se qualcosa resterà da bruciare lo si potrà fare ad esempio alimentando con i residui di questo meccanismo, alimentando ad esempio le centrali di produzione di energia elettrica. Quindi più che vicina la regione, diciamo che partecipe di questo processo e ne ha fatto, come dire, una legge che vale per tutta, la Sicilia. La Sicilia nel settore dei rifiuti purtroppo non ha un bel primato, adesso c'è una svolta, allora, quanto capisco. È una legge di cui sappiamo, piuttosto che il primato dei termovalorizzatori, che costavano un'ira di Dio, che avrebbero determinato danni enormi per il nostro ambiente, ma soprattutto per il nostro portafoglio, invece appunto la concezione del rifiuto come risorsa. E qua, come dire, si era organizzato tutto, perché è chiaro che non è che deriva questo risultato di oggi, questo traguardo, questa inaugurazione, non è conseguenza della legge, si preparava da tempo, da anni, secondo un modello che funziona e che ha successo. E quindi, come dire, una tappa importante e soprattutto un sistema che va presentato e va imitato dovunque in Sicilia. Ecco Presidente, c'è da dire se qui sì, perché altrove no? Lei nei giorni scorsi, nelle settimane scorse è stato molto severo. Perché tutto è stato organizzato perché alla fine si andasse ai termovalorizzatori. Qua non si è creduto nel termovalorizzatore, si è intrapresa una strada che sembrava eretica, ma in effetti è quella ortodossa e quella giusta alla quale, ripeto, con la legge tutto il sistema rifiuti siciliano dovrà adeguarsi. Presidente, qual è ora il futuro alla luce della legge approvata dal lato del Comune? Veda, qua si è fatto anche un po' di confusione. Intanto noi gli atoli abbiamo ridotti da 27 a 9 più 1, bisogna vedere se il decimo si farà, perché dovranno organizzarsi le cosiddette isole minori in un ambito senza il quale le isole minori confluiranno negli ambiti provinciali ai quali normalmente appartengono. Ma la legge ci consente di tenere in vita i cosiddetti atoli virtuosi. Se non fosse stato ritirato dal governo e da me in persona un emendamento che formalmente e illusoriamente manteneva in vita gli atoli virtuosi, tra virgolette, ce ne sarebbe stato solo uno, perché in quell'emendamento si dava vita a 9 ATO più 1 10 più 3 delle aree metropolitane, che invece grazie a Dio sono saltate, perché comunque il numero massimo è 14, ne sarebbe rimasto uno e si sarebbe dovuto vedere se doveva stare ad Agrigento, a Caltagirone piuttosto che qui in provincia di Trapani, questo ATO nel quale ci troviamo. La legge invece ci consente di analizzare quali sono gli elementi di virtù vera, e qua certamente la virtù c'è, perché c'è la differenziata, ci sono gli impianti che stiamo inaugurando e compagnia bella, in maniera tale che alla fine di questo regime transitorio, che dura un anno e gli ATO continuano ad operare per come sono, ma ripeto, dovranno adeguarsi ai criteri previsti dalla legge, allora quelli veramente virtuosi potranno restare in vita. Ma quello che conta cos'è? E lo dico a voi, lo dico
ai vostri amministratori. Gli autovirtuosi non potranno restare come isola nel deserto, come una cosa che funziona in mezzo a mille che non vanno. Dovranno contagiare positivamente di sé tutto il sistema regionale, in maniera tale che ci sia un unico grande ato virtuoso, che i siciliani facciano la differenziata, che ormai si archivi il capitolo termovalorizzatori o ingeneritori, che dir si voglia, e ripeto, il rifiuto venga vissuto come una grande risorsa. Presidente, è vero, il rifiuto deve essere vissuto come una grande risorsa, questo lo ha capito prima di tutto la mafia, che insomma ne ha fatto un business. Qual è la situazione ad oggi, considerate insomma anche le inchieste che ci sono in corso e che una a Catania che insomma probabilmente la riguarda? Non probabilmente, perché la probabilità e il calcolo delle probabilità non c'entrano nulla. Allora, noi abbiamo fatto nostra in giunta una relazione che per carità è stata redatta, dobbiamo riconoscerlo, da un uomo che io ho trovato coraggioso e molto preparato, una grande risorsa anche lui per la mia giunta, che è Pier Carmelo Russo. Questa relazione è stata fatta propria dalla giunta e consegnata all'autorità giudiziaria, nella quale si dimostra che il sistema dei termovalorizzatori e delle aziende che dovevano realizzarlo era tutto inquinato dalla mafia. Averlo fatto saltare, io credo di dichiararlo oggi forse anche in una intervista che mi hanno fatto sul Sole 24 Ore, vuol dire aver fatto saltare il più grande affare che la mafia abbia concepito da quando è nata. C'è chi dice 200 anni fa e c'è chi dice molto di più, perché si tratta di un sistema che costa da 5 a 7 miliardi, in cui la mafia c'era. Noi questo sistema lo abbiamo fatto saltare, il più grande affare di mafia per i prossimi 20-30 anni, perché tanto era la vita prevista dei termovalorizzatori che avrebbero prodotto a quel sistema qualche centinaio di milioni di euro all'anno. Ma in quanto alle indagini, si sappia che io ho chiesto di essere sentito, che lo sarò, anche perché voglio farlo prima della seduta d'aula del giorno 13, in cui dovrò render conto al popolo siciliano, rappresentato da 90 persone che sono i deputati, di che cosa? Di tutto quello che è stato scritto sulla stampa, che è stato scritto sui giornali. Ahimè, temo di non essere interrogato, perché mi si dice che non sono iscritto nel registro, neppure nel registro degli indagati. Quindi parlerò e renderò conto di che cosa? Delle uniche cose che so, e cioè di quello che lei, io e tutti noi abbiamo letto sulla stampa. In quanto alla mafia, non c'è azione, persona che io abbia incontrato, iniziativa della quale non potrò render conto. Renderò conto di ogni cosa e dimostrerò, come mio dovere, non è una virtù questa, non è un comportamento virtuoso ma doveroso, che non solo questa micidiale organizzazione non è stata sostenuta ma è stata avversata in ogni azione di questo governo, come del governo della provincia che presiedevo, così come del governo del comune di Catania, di cui ero vice sindaco dal 2000 in poi, almeno dal 2000 ad oggi, da quando cioè ho responsabilità amministrative, e da che, devo dirlo, oggi alla regione, ieri negli ambiti in cui io mi trovavo, ho una scheda di ogni persona che ho incontrato. Come dicevo, non ho solo la fotografia, ma mi sto attrezzando anche per fotografare le persone che incontro. Grazie.